Becco un mostro, già sono brutto. Che vi devo dire? Che sono molto contento che almeno con questa carriera si ricorda un grande attore come Alberto Sordi. Adesso so che rifanno tutto qua. Una volta qui c'era Berardo, c'era l'orchestra Capodieci, era il bassista di mio fratello Manuel che c'aveva un complessino. Poi qui ci ho girato Borotalco con mio cognato Carlo. E poi, insomma, tanti ricordi che mi legano a questa galleria. Che rappresenta questo investimento anche per Roma, insomma? Beh, meno male. So che faranno dei negozi nuovi. E mi dispiace che non c'è più Feltrinelli, perché era un posto dove io andavo a comprare i libri e i CD. Però, insomma, faranno qualche altra cosa. Ecco, comunque, la cosa importante è che ricordano Sordi, che questo è un paese, purtroppo, che dimentica facilmente, capito? Io chiedevo a dei ragazzini, un ragazzino diceva, ma chi è Anna Magnani? Oh, terribile, Ecco, in questo senso è di scoprire la cultura quanto è importante. È ben importante, perché almeno si ricorda, si vanno a vedere i film di Alberto Sordi nel futuro, no? Ma chi era Alberto Sordi? Domani sono 21 anni che è morto Alberto Sordi. Capisci? Vabbè, quindi... una cosa positiva, dai, dobbiamo essere contenti. Invece di Borotalco, che si ricorda di quella scena girata qui? Che ero pettinato come Malgioglio. Io avevo i capelli dritti, quindi mi ha copiato Malgioglio. Facevamo una scena io e Carlo insieme alla Giorgi che pattinava. Era carino. Di notte qua c'era un casino pazzesco. Ragazzi, vi saluto, che mi sta venendo l'ansia. Grazie mille.